Buongiorno telespettatori e telespettatrici, oggi venerdì 18 marzo abbiamo come testo per la meditazione di questa mattina un testo che si trova in un'epistola, l'epistola agli Efesini, al capitolo 6, versetto 18. Il testo dice quanto segue: pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito Santo, con preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi. E trovo molto bello questo testo, questo invito che l'Apostolo Paolo fa alla preghiera. La preghiera in ogni tempo, quindi abbiamo questa dimensione, la dimensione del tempo, che è fatta da tanti istanti messi assieme. Ed è quasi un invito a vivere ogni giorno, ogni istante del giorno, in connessione con lo Spirito Santo, e attraverso lo Spirito Santo con Gesù, con il nostro Signore. E un invito a sfruttare il tempo, facendo le nostre attività consuete, i nostri impegni consueti, ma con la consapevolezza che, pur facendo qualcosa che è un nostro dovere farlo, possiamo contemporaneamente avere un atteggiamento di preghiera, un atteggiamento di apertura nei confronti e attraverso lo Spirito Santo al nostro Signore. Quindi un utilizzo del tempo fatto da tanti momenti con un atteggiamento consapevole, e per fare bene il nostro dovere e per utilizzare anche questi momenti come preghiera, come possibili momento di preghiera, con perseveranza, con costanza e con un scopo ben preciso, l'intercessione per i santi, per tutte quante le persone che ci vivono accanto, per le persone che sappiamo essere credenti, ma anche per le persone che non sappiamo essere credenti e che magari potrebbero, attraverso le nostre preghiere, entrare in questa dimensione di fede, entrare in questa dimensione di credenza. Che il Signore ci aiuti bene a sfruttare il tempo, che il Signore ci aiuti con intelligenza a trovare momenti e spunti di preghiera per vivere bene il nostro tempo, il tempo che ci è dato, per essere degli strumenti nelle mani dello Spirito Santo, per aiutare coloro che magari hanno bisogno delle nostre preghiere e che hanno bisogno di una preghiera precisa. Che il Signore ci accompagni in questo. Amen.